Ciao. Ora. E quello dovrebbe salvarci. L'era glaciale è la saga animata che forse è avanti a più tempo, con 5 capitoli. E se vi aspettavate, quando avete accettato questo ruolo, che sarebbe stato non un lavoro di una volta, ma continuativo nel tempo? Guarda, parlo tu. Massimo! Di tue parole, che ti spiegazione! Parlo tu! Cioè, capito? Meno male che non lavoriamo insieme, cioè lavoriamo insieme con il direttore, ma i film sono drammatici, per fortuna. Ma se lavorassimo insieme in sala sarebbe la fine. Parlo io che sono più anziano, nel senso ho cominciato dal primo. No, abbiamo visto che il primo era straordinario, bellissimo, ma nessuno si aspettava abbiamo vissuto un po' alla giornata, anzi ogni 4 anni, l'evoluzione di questa saga meravigliosa. E dopo ci è venuto l'appetito e è venuto mangiato, perché dico, per il secondo, ma è che il terzo non c'è, è che il quarto, è il quinto quando sarà? Adesso chiederò a Osvaldo De Santis, ma il sesto? Perché io ho paura che questo fosse l'ultimo. Speriamo di no, voglio invecchiare questo film. Tu sei già invecchiato. Io sono già invecchiato di molto, però ci fa piacere, perché vuol dire che se va avanti vuol dire che ha ottenuto un risultato, un successo che ovviamente non possiamo ascrivere soltanto a noi, ma far parte comunque di una cosa che ha avuto quel risultato e quel successo ti gratifica, ti inorgoglisce, ti fa sentire contento del lavoro che hai fatto, della fattura che emetti nel momento in cui arriva anche il sesto, perché c'è anche quello, sì. E non facciamo finta di nulla, no, certo. Diciamo, c'è una fattura che si emette e si passa all'incasso, no? Esatto. Come diceva un mio vecchio collega attore straordinario Giancarlo Dettori, io non voglio passare alla storia, voglio passare alla cassa, che è una no, non dico solo quello, però anche quello, diciamo, ha una sua valenza, ecco. Tratta da me, la tua è attratta da me, siamo troppo attraenti. Yeah, I thought they might bring me in and then go, no, don't use him again. No. The first and the last. No, it's good. No, it did the second one, from all accounts, it did, got a great response. I think people laughed at me rather with me, because my Italian was so bad. also my English. That's something to be said. Yes. But it was getting asked back again to do number three. I was over the moon, and now here. Ice Age 5, I would never have expected, but as long as it keeps on going and I keep getting asked to do it, then of course I would always come back. I love the character, I love doing it, even though it's challenging. And I should by this time have learnt Italian, so I have no excuses, but it's such a privilege to be asked. Pizzico, o io devo pizzicare voi. Aspetta, pizzico sia te che me. Ho battuto la testa? Che succede qui? Io volevo chiedere a ognuno di voi qual è l'aspetto che piace di più del vostro personaggio e invece uno che magari non sopportate proprio, che cambiereste? Guarda, io quando guardo il film guardo gli altri personaggi e mi piacciono tutti, da morire, vorrei farli tutti, mi piacerebbe doppiarli tutti. Non guardo il mio. Il mio ormai sono io e ormai l'ho accettato, questo suo cambiamento, questo suo essere sognone, e guardo gli altri e mi piace moltissimo, tantissimo, anche come è affrontato anche dai cosiddetti talent, fra virgolette. Io non mi reputo un talent perché faccio questo mestiere da più di 30 anni, mi piace la scelta che ha fatto, che ha operato la Fox su questo film, adoro Claudio Bisio come ha affrontato il suo personaggio, mi diverte tantissimo Lee Ryan, una sorta di Dollurio. È divertente, è stonato, ma figo, ci sta. All'inizio dice, ma come farà? E mi dice, Massimo Giuliani, è inutile che insomma ha fatto dei film epocali prima di questo, per cui mi piace moltissimo guardare gli altri, mi divertono tutti. Prima ho fatto la battuta, vogliamo passare alla cassa, però posso dire una cosa che invece fa capire forse quanto ci divertiamo e ci siamo divertiti a fare questa cosa. Posso dire che Pino e io, quando si è trattato di parlare di soldi, abbiamo detto dateci quello che volete voi? Sì. Non abbiamo fatto richieste economiche, abbiamo detto quello che ritenete giusto. Ci piace farlo, ci divertiamo a farlo, e quindi quello diventava veramente un aspetto secondario. E poi no, niente, son divertenti, anch'io la stessa cosa. Insomma, io la prima volta che ho sentito lui non credevo al fatto che lui non parlasse una parola di italiano. Ho detto dai, su, non ci credo, non è possibile. Invece aveva
aveva fatto un lavoro straordinario, con un impegno, una fatica, una voglia e un divertimento. Hanno ricoverato Marco Codagno, Claudio, Biso, vabbè, Pino. Questo facciamo noi dei mestieri. Però insomma la scelta e l'accoppiamento anche vocale è stato molto azzeccato, per cui ognuno si sente che ha fatto quel personaggio standoci dentro comodamente nei propri panni e dando il meglio di quello che poteva dare, per cui ci siamo divertiti e credo che il risultato poi alla fine premi un pochino anche noi per la nostra fatica. Lui sicuramente. Oh, I don't think I hate anything. That's, I don't know. If, I don't think I could say anything that I hate. I'd say that there's so much I love. I love the childlike aspect of the character. I love the fun. I love the craziness. I love the madness and the animation of the world that they both live in. You know, they're two brothers that fight all the time, and you know, they get up to mischief and they're always acting and playing with each other. But to say there's anything that I hate, nada. Nada, bellissimo. Nada, in spagnolo.